A Padova la 36esima edizione di Vivicità, la corsa podistica organizzata dalla WISP per la sensibilizzazione dei diritti e della solidarietà. In una Padova libera per qualche ora dal traffico si è svolta la 36esima edizione di Vivicità, corsa podistica organizzata dalla WISP all'insegna dei diritti e della solidarietà. Quest'anno la manifestazione si è svolta in 60 città in Italia così come all'estero. Andrea Rossini. È partita nel 1983 la corsa del Vivicità e da allora non si è più fermata. Sport e diritti, un'unica formula che coinvolge atleti professionisti e famiglie. Corrono insieme per la pace, l'ambiente, i diritti umani. Negli anni la WISP ha coinvolto sempre più città, oggi sono 60 in Italia e all'estero, tenendo fede alla propria filosofia di base. WISP è da sempre sport per tutti, per cui noi non cerchiamo il campione che faccia il tempo anche oggi, ma noi cerchiamo la famiglia che venga a fare movimento, perché per noi per movimento è prevenzione. Prevenzione che significa educazione a stili di vita sani, ma anche sostegno alla ricerca scientifica, come ricordano le donne che corrono per lo IOV. La nostra è una squadra composta di donne con una storia di tumore al seno e di medici dello IOV che ci hanno curate. Corriamo perché la ricerca corre e noi vogliamo correre per sostenerla e per sostenere l'Istituto Oncologico, dando speranza alle pazienti di oggi, mostrando che le pazienti di ieri sono qua a correre. All'indomani della grande manifestazione di Libera contro le mafie, il Vivicità di Padova rappresenta anche un'occasione per continuare a parlare di contrasto alla criminalità organizzata. Il ristoro a corridori podisti è offerto proprio da Libera. Con un punto informativo dove parliamo, ad esempio, con le persone che si fermano, di dove sono i beni confiscati le mafie a Padova città o anche altri temi che riguardano sempre il contrasto alla criminalità organizzata.